Buondì, con queste occhiaie infinite vi auguro buongiorno. Oggi la giornata sarà dedicata ad andare all'Hotte World a divertirci. Torneremo poi a Myeongdong, poi li porteremo in un posto speciale. E sono distrutta, ho fatto le 4 di notte, si vede il tutto, però ho iniziato a provare i trucchi che ho preso ieri. No, non poteva mancare. Abbiamo una fontana di Trevi qui in Corea, pazzesco, veramente pazzesco. Tra l'altro è riprodotto anche abbastanza bene, dai. No? Che dite? Tutto questo alla stazione di arrivo dell'Hotte World. Ecco qui già la prima parte. Qui c'è la pista di pattinaggio sul ghiaccio che non so se si capisce quanto sia grande, ma è enorme. È enorme e bellissima. Qui c'è l'ingresso, al momento stiamo andando a noleggiare le nostre uniformi scolastiche, dopo facciamo le varie attrazioni. Questa è probabilmente l'unica attrazione che riuscirai a fare tranquilla senza avere le palpitazioni. E eccoci qui pronti a realizzare uno dei miei sogni. Sono tantissime opzioni, dalle sopragiacche alle giacche, ai gileini. Qua ci sono tipo maglioncini smanicati. Di qua ci sono gonne e giacche di diverso tipo. Qua c'è il reparto uomo. Qua continuiamo con donne, giacche e gonne. Next step, prendere cazzatina per i capelli. Ok, adesso siamo nella parte di sopra, dopo esserci vestiti e cambiati, preso il cerchietto. Qui c'è lo spettacolo di qualcosa, non so bene cosa. Non iniziamo da questo, vero? Noi da voi iniziamo. Iniziamo. Iniziamo da questa allora. Eccoci. Mi sento di avere 10.000 IQ ad aver capito come funzionava questo. Anni che non vado in un carrello, forse anche di più. Proviamo le montagne russe al chiuso. Vediamo un po' come sono, vediamo un po' di farci venire un infartino subito così agile, easy. Finalmente muovendo, ma cosa? Oh! È già partito malissimo, malissimo. E era solo un robot 3D, però fatto molto bene, molto molto bene. Però non lo so. Nota positiva, non continuavo con le montagne russe, ma sono proprio un'altra cosa, quindi per il momento posso respirare. Eccoci qua invece pronti ad entrare nella parte esterna, quella col castello e la Magic Island. Che bello! Questa è una bella parata nel frattempo. Comunque sono più le attrazioni che non farò di quelle che farò, perché sembrano abbastanza spaventosine. Bella idea che ho avuto, eh? Sono fiera, non vedo l'ora. Ecco qua, Maya e le sue brillanti idee. Poteva andare peggio, potevo scegliere di salire lì. Eccoci qua. Tra poco tocca anche a noi. Il prezzo, quindi potete stare tranquilli. Rimpatrio della salma. Non male. È stato un piacere. Ci siamo. Molto bello, nonostante io mi caghi addosso, non lo rifarei mai più, però a chi piace. Primo pit stop cibo, questo tecnicamente è un corn dog. Giuro, è un corn dog e questo è un roba al mango. Ok, l'ho reso decisamente meno appetitoso adesso.
un po' delusa perché non ha fatto l'effetto filante. Vediamo questo almeno. Cioè, questo molto molto buono. Andiamo sulla monorotaina stile brucomela, adatta a me. Sta proprio ai cuori forti come il mio. Lo so, lo so. Eccola qua, monorotaia brucomela a voi, che sbanda un po', ma intanto vi vedete, aiuto, vedete un po' tutto. Dai, è carina però come cosa. C'è anche una parte dedicata ai più piccoli. Sarà il nostro prossimo obiettivo. E non può mancare la parata! Abbiamo anche le mascottine ufficiali che ci hanno fatto il cuore! Guardate che fanno i Korean Art! Raga, non sono mai stata guardata così nemmeno dagli idol! Degli outfit scolareschi, va qua. Guardate un po' dove siamo arrivati, davanti al magnifico RJ che mangia. C'è una zona dedicata a cibo, fast food e altre cose. Ah, sono andata avanti. E qui oltre al pupazzone c'è tutta una zona di street food coreano. Ve lo metto da più lontano, forse si capisce. Oddio, Seoul. Non si capisce. Devo solo capire cosa mangiare. Mira cosa ha preso. Erano tipo spaghetti. La stessa cosa? Ah, ma non sono spaghetti. Cos'è? La soia. Ah, ok, ho capito. I five vegetable and ribs. Invece io ho optato per arrosticino di pollo e queste qua che sono patty, cioè svizzere, prestatine, hamburger di short ribs e polpettine di riso. È distratto, va bene. Tra buoni, buonissime. Buoni, 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 buoni. Devo dire tutto veramente veramente buono. Eccoci qui tornati a Myeongdong, che il venerdì sera è decisamente più movimentato rispetto al martedì sera. Eccoci qua da K-Mac, perché purtroppo Whitmoo era chiuso 10 minuti prima e non ci ha fatto entrare. Ok, è decisamente scenico, molto bello. Mi è nuova i cioccolatini degli idol, dentro al pacco c'è una calamita. Più i cioccolatini. Questa invece dovrebbe essere la BTS Zone, da quel che ho capito. Non so se si vede, ma sono tipo lenticular. Sono tornata da Olive Young per la crema idratante. In realtà sto cercando la maschera fina, già il terzo, quarto Olive Young in cui vado dove non c'è, quindi vediamo. Siamo anche qui nel sotterraneo della stazione di Myeongdong a vedere se troviamo qualcosina